25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. C'è un importante appuntamento a Palazzo di Città, Salone degli Specchi, appunto il 25 novembre alle ore 17:30. Ne parliamo con l'avvocato Gina Lupo, consigliere di parità della provincia di Taranto. La condizione della donna, nonostante nei decenni e decenni sia cresciuta, pur tuttavia è ancora oggetto di episodi davvero inqualificabili, di qui la necessità di tenere alta la guardia. Tenere alta la guardia, Luigi, ma anche rimboccarci le maniche e fare qualcosa, perché comunque i dati non accennano a diminuire. Ci sono 58-60 donne già vittime di violenza dall'inizio dell'anno. Questo significa che nonostante gli sforzi che noi facciamo, l'incidenza continua a essere alta, copre tutta l'Italia, da nord a sud, e del resto anche la nostra città, come tu forse ricordi, è stata colpita da questo qualche tempo fa. Quindi c'è ancora molto da fare. Ci incontriamo per questo scambio di opinioni giovedì. Invito veramente non soltanto le donne a venire, perché la presenza delle donne è importante per far capire loro quali sono i loro diritti, quali sono gli interventi che noi possiamo fare, noi istituzioni possiamo fare, ma soprattutto i signori maschietti che devono venire, i genitori dei bambini, perché io penso che un'educazione al rispetto parta dalle scuole. Parleremo di violenza fisica, Luigi, ma anche di violenza sottile, psicologica e anche economica, alla luce dei nuovi orientamenti della giurisprudenza. E la necessità, l'importanza che le donne oggetto di violenza entrino nella forma mentis di denunciare, di non subire in silenzio certe vessazioni. La donna deve trovare il coraggio di denunciare, ma la donna deve essere capace, come parleremo di questo parleremo giovedì, di identificare i segnali di una mente perversa, manipolatrice, come può essere quella del partner. La donna deve identificare questi segnali all'inizio e intervenire, altrimenti è troppo tardi, perché abbiamo casi in cui le donne sono fiaccate, snervate, sono depresse, perché non ce la fanno più poi a superare questo momento. E allora ribadiamolo, 25 novembre, giovedì, Palazzo di Città, Salone degli Specchi, celebriamo insieme a Taranto la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.